Lo scultore, inseguendo perfezione, ridusse il marmo in polvere. Tutto il marmo in polvere. Quella, la sua disperazione, fu perfezione. La sagoma fu inghiottita da baratri in cui, buio come budella, bolliva montando l'ineffabile. Proferita, ecco, la crudele verità gli parve meno vera di quando la negava. Si sgretolò in rumori da nulla, svanì in crolli, e almeno la desolazione di macerie che gli apparve da nebbie luminose indusse, trasognando, un benché dubbio amore, che perdonò la colpa deforme delle cose, degli uomini. A lui la noia disertata, il rancore di mai raggiunte madri, gli inganni definitivi. Sull'orlo dello smangiato cratere, nello spazio di taglio tra fuoco e fuoco, brevemente profumarono nicchie di avambracci, di natiche, grembi. Gli occhi accesero gli occhi. Ci possiamo, pensò, persuadere.